questo canale abbiamo riso, ci siamo divertiti, abbiamo... Sì, è stato molto divertente, cioè, abbiamo preso in giro le varie situazioni, ma oggi non c'è molto da ridere. Perché il match che sto per mostrarvi è qualcosa di veramente, veramente orrendo in tutti i modi in cui uno lo possa guardare. Perché la Battle Royale dei nani, ok, era qualcosa di inutile, qualcosa di non divertente, qualcosa di... però almeno non era in pay-per-view. Il goblet di Gooker era una pessima idea, una pessima idea, un'idea stupida, un'idea del cazzo proprio, ma perlomeno era così stupida che alla fine è diventato anche qualcosa di divertente, sì. Ancora ricordato con abbastanza piacere. Scusate, sto male, ho mal di testa, ho la tosse. Boogeyman era qualcosa di veramente discutibile, però aveva i suoi lati positivi, a me piaceva, era divertente, era qualcosa di nuovo. Questo match, Jenna Moraska contro Charmelle in pay per view, perché? Jenna Moraska non è una lottatrice, non è una lottatrice professionista, non fa neanche parte del wrestling, è una celebrità come tante possono esserci state a WrestleMania o a SummerSlam. Ora, fan della TNA, voi cinque che mi state seguendo, voi cinque fan della TNA, Victory Road è un evento alla SummerSlam o WrestleMania, eh? Io non pensavo, anche perché non... cioè, è durato poco, no? Eppure hanno deciso di metterci un match con la celebrità. Chi ci metti contro questa qua che, guardando come... non sapeva fare niente, non sapeva fare niente. Io ho fatto una lezione di wrestling, una, sono pure arrivato in ritardo e sono più bravo di lei. È assurdo. Io non ho mai combattuto né in pay-per-view né mai. Lei ha combattuto in pay-per-view e non sa fare un cazzo. E poi la sua avversaria, Charmelle, metti conto, Charmelle. Non è neanche lei una lottatrice. Lei, sì, qualcosa ha fatto, però non puoi mettermi Charmelle contro una che non sa fare un... Come cazzo fa a portarla a un match decente? Charmelle. Neanche Gail Kim ce l'avrebbe fatta, ma Charmelle. Questo match non ha nessun senso di esistere. Se voi seguivate la TNA in quel periodo e sapete che senso di esistere avesse, commentatemi, ma non credo che... Questa per me è una delle prove per cui Vince Russo non è il genio che dovrebbe... A parte che io ho un disprezzo professionale per Vince Russo che va oltre al suo... Cioè, se fosse solo un booker orrendo, non avrebbe neanche minimamente il disprezzo personale, sì, il disprezzo professionale che ho per lui. È un'altra storia, un giorno ve ne parlerò. Ma io non so neanche se è stata un'idea di Vince Russo, potrebbe essere stata benissimo, perché lo state per vedere il match, come può non essere sua. Ma anche se non lo fosse, Dixie Carter che disse ok, questa non fa fare un cazzo, ma... Io non so un cazzo, andate, saranno buy rates, la vincitrice di Survivor Amazon 2003, 6 anni sono passati,
È la convincitrice di un reality show che è andato in onda 6 anni fa. Ma andiamo, cioè, fa Byron, mettiamola contro Charmelle, che non è una lottatrice neanche lei. Poi cazzo, ok. Io ho voluto fare questo video prima, non sono abituato a fare una cosa del genere, ma volevo veramente esprimere il mio disprezzo, perché non so se sarò in grado di esprimere il mio disprezzo per questo match, per questa situazione, per questa cosa durante il commento. Non sarà. Sarà un commento diverso dai soliti. Vi dico solo questo. E ciao a tutti dal vostro Eliza e CJ Steels. Oggi il match che sto per mostrarvi è qualcosa di assolutamente, veramente, veramente qualcosa di assurdo. Siamo a Victory Road 2009, vi ricordate sicuramente un altro Victory Road. Questa è la prima volta che registro senza le mie cuffie, senza il mio headset, quindi non sento assolutamente nulla. E ciò è un bene, ciò è assolutamente un bene. Ecco qua la nostra prima avversaria, Charmelle, la moglie di Booker T della Main Event Mafia, che combatterà con questo vestito qua. Non sto scherzando, combatterà con questo vestito qua. Ed ecco che arriva Awesome Kong, la parte migliore di tutto il match, secondo me. Awesome Kong, eccola qua. No, veramente, secondo me era la parte migliore di tutto. L'unica cosa che si salvava di questo match, non combatteva neanche. Guarda te, ecco qua. Awesome Kong, nessuna battuta sulle ragazze grasse, per favore, perché lei spaccava i culi. Lei veramente. Lei è una che spacca i culi. È Nia Jax, ma brava. Eccola qua che guarda ed ecco la nostra eroina, Jenna Moras. Non ha neanche gli stivali. Non ha neanche gli stivali. Cazzo, Charmelle ce li ha, tu no. Ce li hai i soldi per degli stivali, cazzo. Eccola qua con la sua. Lei è la babyface. Lei è la face con questa. Con questo ghigno. No, cosa stai facendo? Cosa stai. Che. Oddio. Che cazzo di entrata sta facendo. Non sei Melina. Non sei Melina. Oh. Sono d'accordo con te, Charmelle. Guarda, tifo per te. Tifo per te. Sei venuta con un vestito orribile per combattere, ma tifo per te. Oddio. Jenna, non siamo su Playboy. Vabbè, il russo sembra essere convinto, ma non siamo né su Playboy né su Pornhub né su niente. Questo dovrebbe essere un match di. Avete presente? Allora, io ho visto qualche match delle Divas, ma di così ignobili già fin dall'inizio non ne ho mai visti. Le due contendenti, una con un vestito orribile, la. Ecco, iniziano a giocare con. Questo si è preso il più grande pop dell'incontro. Che schifo. Adesso inizia. Allora, io non vedo bene, ma non mi sembra che l'abbia fatto benissimo. Adesso inizia a prenderle.
Jenna inizia a prenderle vendendole come se fosse stata colpita da un fucile. Oh, dai, che adesso arriva l'Airy Sweep. Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, non riesco a fare un, non riesco a, adesso inizia a fare degli stomp e lei lo vende come se fosse un sacco di patate. Adesso non so cosa stanno iniziando a fare, una specie di catfight, qualcosa di, tutte e due con le calze a rete. Vabbè, anche Paige combatte con le calze a rete, quindi lasciamo perdere. Paige a me piace, quindi... Oddio, che corso in oddio. Oh mio Dio. Primo tentativo di fin, ti prego schiena... No. Che cazzo di kick out ho appena visto. Che cazzo di kick out ho appena visto. Adesso... per prenderle non è neanche sto granché, ma è almeno qualcosa di decente. Di più decente che del resto. Costume leopardato. La, adesso camel, prova una camel touch. No! Si sta tenendo alle ginocchia, dai! Ti stai tenendo... Davvero? Ma che davvero? No! No! Austin Kong sicuramente si starà domandando perché deve guardare questa schifezza quando poteva combattere invece. Adesso... crossbody più brutta del mondo. Ma chi, ma vabbè. Adesso nuovo pestaggio da parte di Charmel. Oddio, no. Questa dovrebbe essere un'offensiva. E fra le due è quella che ha l'offensiva più decente. Oddio no, adesso arriva la parte bella. Il tiraggio dei capelli, che si vede benissimo che si sta alzando lei. Oddio. No dai, guarda, no dai. Di chi è stata questa cazzo di idea? Di chi è stata? Ditemelo. Di chi cacchio è stata questa idea? È orribile. Ecco qua, Charmelle è sempre in vantaggio. Joke breaker. Jenna l'ha eseguita bene, ma Charmel l'ha venduta di merda. Adesso Sojo Bolt viene inseguita da Awesome Kong. Ecco, e Jenna non si muove. Ti ha fatto uno sgambetto, cazzo. Non ti ha sparato. Oddio, ma che cazzo di che cautela quello? Che cazzo di kickoutera? Chi è che ha deciso che Jenna Moraska dovesse entrare in un ring? Ancora Charmel ha avuto 24 match in 9 anni di carriera, ma... Adesso Charmel è ancora in controllo. Miss. Completamente missato. Schiaffo. Oddio, adesso so cosa sta per arrivare. No, cosa cazzo sto guardando? Spear orribile, neanche quella di... Che cazzo stai facendo? Che schiaffi del cazzo sono questi? Questa non ha mai... Io mi rifiuto di credere che qualcuno abbia allenato questa donna. Non è possibile. Stava dormendo se qualcuno l'ha allenata. Io mi rifiuto di credere che Awesome Kong l'abbia allenata. Oddio, adesso c'è un segmento veramente patetico. Oddio, le extension. Oh no! Le extension. Le ha fregato le extension. Oddio, quanto emozionante questa scena. Oh, cazzo. E Awesome Kong non riesce a prenderla in tempo, ma se ne frega. Adesso lei dà l'extension a Awesome Kong. Oh, mi sento bene. Mi sento molto bene. Oh, ha fatto bene a rubare l'extension a Charmel. Oh, adesso c'è la karate shop. E Charmel è morta. Charmel è morta. No,
E adesso, adesso so cosa sta arrivando. Oddio mio, oddio mio, oddio mio. No, io mi rifiuto di credere di averla appena visto questa cosa. Mi rifiuto. Mi rifiuto. Questo è un crimine contro il wrestling. Vaffanculo Vince Russo. Vaffanculo Dixie Carter. Vaffanculo chiunque sia responsabile di... Vaffanculo Jenna Moraska. Non ho anche Awesome Kong, no, però... Vaffanculo Charmel. Adesso che cazzo sta facendo? Si vuole far portare... Ma vaffanculo, Jen. Ti prego, Kong, buttala giù. Buttala giù. Buttala giù. Oddio, Dio. Oddio. Per fortuna è finito sto cazzo di mess. Dai. Che schiaffo di merda era? Che schiaffo di merda è? Che schiaffo di merda è? Dai, 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 sono con te, Awesome Kong, ti prego. Dai, sì! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Sì, cazzo! Vi saluto, ciao!